Quella che vi sto per raccontare è la storia di uno degli uomini più pericolosi mai esistiti. Chiamarlo serial killer sarebbe inutile e riduttivo. Molto riduttivo. Non è una locuzione che può descrivere questo personaggio, che, come dicevo poc'anzi, trattasi di uno psicopatico con gravi problematiche mentali. Come l'incapacità di provare empatia con la sofferenza delle proprie vittime, ma questo sarà uno degli argomenti che vi narrerò più tardi. Di chi sto parlando? Il personaggio in questione si chiama Henry Howard Holmes, ma per molte persone era semplicemente il Dottor Morte. Henry Howard Holmes nacque a Gilmanton il 16 maggio del 1861. L'infanzia, come spesso accadde a molti serial killer, non fu proprio delle migliori. Suo padre era un alcolizzato ed era anche un uomo molto violento. Henry, durante tutta l'adolescenza, si rifugiò sopra i libri e a scuola le sue presentazioni erano quasi sempre eccellenti. Questo portò al ragazzo una serie di complicazioni. Infatti, quando fu arrestato, raccontò ai giudici che i compagni attuavano regolarmente una serie di atti di bullismo nei suoi confronti, perché a suo dire erano gelosi dei suoi risultati a scuola. Un giorno costrinsero Harry ad accarezzare un teschio umano. Il killer raccontò che da quel giorno la sua personalità cambiò in modo del tutto drastico. Infatti, già dalla settimana successiva dell'accaduto, cominciò a fare esperimenti sadici ai danni di alcuni animali randagi. Il piccolo Henry aveva un sogno nel cassetto, quello di diventare medico. E infatti, molti anni dopo, questo diventerà il suo lavoro principale. Purtroppo Henry non riuscì a finire gli studi, perché tentò di frodare l'assicurazione della propria scuola e quindi fu cacciato inesorabilmente dall'istituto. Trovò una compagna, si sposò e si trasferì in una cittadina vicino Chicago. Subito poco dopo essere arrivato nella grande città, commise il suo primo omicidio a scopo di truffa. Poco tempo dopo Holmes lesse un annuncio dove una signora cercava un aiutante per la propria farmacia. Holmes si presentò per chiedere il lavoro, dicendo di essere un medico e offrendosi anche di curare il marito della signora che in quel momento stava male. Purtroppo la donna imprudentemente accettò e dopo qualche mese lei e suo marito sparirono nel nulla. Le vittime a Chicago erano già salite a 3. Naturalmente Holmes, oltre che a gestire la sua farmacia, si occupava anche di frodare le assicurazioni, attività che gli portò ben presto una considerevole somma di denaro, con il quale fece costruire la sua dimora più famosa, il castello. La struttura venne così chiamata dagli abitanti del luogo grazie alla sua maestosità. Infatti l'edificio era adibito a farmacia, negozio e hotel. Infatti Henry era solito affittare le stanze superiori a collaboratori, amici e turisti, che spesso finivano per essere vittime della sua furia omicida. L'edificio all'interno era ben strutturato e Holmes rese il secondo e il terzo piano un dedalo di camere che costituiva un vero e proprio labirinto e un'inaudita trappola mortale per chiunque vi si addentrasse. Le camere erano infatti collegate tra loro grazie a passaggi segreti, muri scorrevoli, spioncini, porte blindate, stanze segrete, camere insonorizzate, scale e corridoi che finivano contro un muro e botole sul pavimento che si aprivano a comando e facevano scivolare la vittima in cantina. Lì si trovava un'enorme piscina riempita di acido corrosivo, dove Holmes immergeva i corpi e i cadaveri dei malcapitati. Tutte le stanze erano inoltre delle vere e proprie camere a gas, progettate per uccidere chiunque si trovasse all'interno. Tutte le porte potevano infatti essere bloccate dall'esterno e i muri erano foderati con l'amianto. In tale modo, Holmes era libero anche di dare fuoco al gas presente nell'ambiente, evitando il propagarsi della combustione. In una delle stanze segrete si trovava infine un forno crematorio. Tra il 1892 e il 1894, un numero enorme di clienti di qualsiasi età, anche bambini, visitatori, garzoni, conoscenti, fidanzate e perfino complici di Holmes troveranno la morte nel castello. Il suo modus operandi era il seguente. Spesso affittava una camera. Poi, dopo aver intrappolato le vittime ed aver goduto delle loro urla strazianti,
Li faceva morire asfissiati nella camera oppure li gasava. A volte incendiava il gas in modo da carbonizzarli. Il corpo veniva quindi recuperato ed utilizzato in tre modi: eviscerato e scarnificato, per poi rivenderne lo scheletro alle università, sciolto completamente nella piscina con l'acido, o utilizzato da Holmes come cavia per dissezioni ed esperimenti non meglio definiti, senza finalità scientifiche. Proprio nel 1892 cadeva il World's Fair, la grande esposizione organizzata in occasione dei 400 anni dalla scoperta dell'America. Molte delle vittime furono semplici turisti che decisero di visitare il castello di Holmes. La frequenza degli omicidi era elevata ed il guadagno ricavato dalla vendita degli scheletri fu molto redditizio. Nessuno nutriva sospetti. Holmes agì indisturbato, nonostante le decine di sparizioni nell'area. Spesso il numero di sparizioni coincideva con il numero delle frodi che Holmes faceva ai danni delle società di assicurazioni. Prima che finisse il 1894, il dottor Holmes, così si faceva chiamare, capì che si sarebbe dovuto dare alla fuga, perché ormai, in un momento di difficoltà economica, i creditori gli erano col fiato sul collo. Quindi abbandonò il castello e si nascose in una località segreta. Dopo circa un mese dalla sua fuga, un suo complice, tale Pat Quillan, bruciò l'edificio, avendo la certezza che la sua amante, sua sorella e sua figlia illegittima furono gasate e scarnificate, purtroppo questa volta per sbaglio, dall'arcidemonio, così soprannominato il dottore. In un secondo momento Holmes tentò di intascare i soldi dell'assicurazione per incendio accidentale, sapendo benissimo che le cose stavano in modo diverso. Purtroppo per lui, l'assicurazione ingaggiò un investigatore privato, che scoprì come andarono effettivamente le cose. L'assicurazione non pagò niente e Holmes non fu accusato di niente. Ma nel frattempo continuò ad uccidere e truffare. Dopo un'altra truffa andata male, Holmes finì in carcere. Qui conobbe una nuova complice, Marion Headcapt. Insieme, una volta liberati, architettarono un omicidio ai danni di un conoscente di Holmes, un certo Benjamin Pitzel, e una frode all'assicurazione legata alla sua morte. Marion avrebbe avuto la sua percentuale. L'omicidio venne compiuto e Holmes intascò i soldi, ma sparì di nuovo senza dare i soldi alla Headcapt. Essa, per vendicarsi, informò la società di assicurazione truffata e lì scattò un mandato di arresto per Henry Howard Holmes, che fu arrestato a Boston il 17 novembre del 1894, mentre stava tentando la fuga verso l'Europa. Una cosa molto curiosa è che fino ad allora il dottor Holmes non fu mai accusato di omicidio. In un primo momento fu subito accusato di 4 omicidi, ma poco tempo dopo arrivò a confessarne altri 27. Alcuni investigatori ebbero la malaugurata idea di controllare i resti del castello ormai ridotto in cenere. Quando si accorsero di essere in una sorta di cimitero, rimasero sconvolti. Trovarono circa 16 scheletri umani. Ma anche per diritto di cronaca dobbiamo comunicarvi che, come già detto in precedenza, molti corpi furono bruciati e disciolti nell'acido, alcuni addirittura venduti. Quindi i resti trovati tra la cenere è probabile siano solo una parte delle persone uccise dal dottor Holmes. Non contento di tutto ciò, il nostro arcidemonio, mentre era in carcere, cominciò a scrivere la sua autobiografia, che ebbe un discreto successo. Nel suo libro, egli confessò 140 omicidi, ma la polizia locale sospettava che il serial killer ne avesse uccise più di 200. In un secondo momento il dottor Holmes ritrattò tutto e disse di aver raccontato una serie di frottole solo per far sì che il suo libro avesse successo. Nel 1895 cominciò il processo a suo carico e venne incolpato e dichiarato colpevole solo di 9 omicidi rispetto ai 27 dichiarati dall'accusa e di un gran numero di frodi assicurative. La condanna fu la pena di morte tramite impiccagione. Henry Howard Holmes morì impiccato la mattina del 7 maggio 1896, all'età di soli 34 anni. Fino all'ultimo volle essere chiamato dottor Holmes. Il cappio non era stato preparato adeguatamente, infatti il suo collo non si spezzò e Holmes soffrì una lunga agonia,
morendo per soffocamento dopo 15 minuti. Le sue ultime parole furono: «Prendi il tuo tempo, non pasticciarlo». Il corpo è tuttora sepolto nella Holy Cross Cemetery.